Bene, abbiamo quasi finito la pausa, stavamo aspettando la coppia di concorrenti che è appena arrivata, siamo sempre a Pordenone. Prima di conoscere i nostri concorrenti andiamo a vedere la loro scheda. Renato Fracas, età 68 anni, professione pensionato, originario di Porcia Pordenone, vive a Porcia Pordenone. Elide Frison, età 69 anni, professione pensionata, originaria di Chions Pordenone, vive a Porcia Pordenone. Ed eccoci qua con la terza coppia di concorrenti di oggi, siamo a Pordenone. Il tempo non è granché, però insomma è tempo di iniziare questo gioco. Voi siete pronti? Certo. Abbiamo due coppie di pensionati, 69 anni e 68. Lei cosa faceva prima di essere pensionata? Siamo curiosi. Facevo la segretaria in un ufficio di notaio, notarile, ho fatto tante cose. Ha fatto diversi lavori? Sì, sì, sì. Poi mi raccontava che ha anche diretto un gruppo di commerciali. Sì, un grande gruppo. Un grande gruppo, sì, beh, insomma. 400 persone. E lei invece? Io ho fatto un po', sempre stato venditore in vita mia e ultimamente il venditore di auto per 20 anni e poi sono andato in una commerciale edile, responsabile di filiale e adesso. E come vi siete conosciuti? Se ci siamo conosciuti a uno sciopero in mezzo alle manganellate della Electrolux di quella volta, che si chiamava Zanussi ovviamente, e c'è stato questo sciopero nel 66. Sì. Belli aggressivi allora una volta. Belli aggressivi. Ci siamo riparati fra due pompe di benzina e siamo rimasti in colli. Non voglio sapere cosa è successo tra quelle pompe di benzina, però adesso vi faccio un'altra domanda. Noi siamo qua per fare del bricolage, per divertirci un po' con il fai da te. Come se la cava col fai da te? Tanto bene, bravissimo lui. È bravissimo? Sì. Ma lo dice perché è qui o perché? No. È veramente bravo. Mi piace fare le cose. Allora, sono veramente curioso di vedere il marito alla prova, fase 1. Eccoci arrivati in un momento importante, quello della scelta della busta. Chiamiamo la nostra Vania. Ciao Vania. Allora, abbiamo due buste, prova 1 o prova 2? Sì. Prova 1. La prova 1. Allora, convinto? Sì. Sì. Ok, i nostri concorrenti hanno scelto la prova 1. Bene, siamo arrivati alla consegna della busta. Vi do la busta che avete scelto, la prova numero 1. Quando vi darò il via avete 2 minuti di tempo per aprirla e scoprire tutti gli oggetti che dovremo acquistare all'interno del punto vendita. Okay? Ok? Siete pronti? Sì. 3, 2, 1, via! Andiamo a scoprire. Allora, vedo un bel assegno da 80 euro, perciò un budget bello consistente. Dovete acquistare delle rotelle, del legno, della vernice e della corda. Vai, proviamo. 5, 4, 3, 2, 1, via, con la spesa. Vai, ti aiuto io col cavallino, l'abbiamo già fatto. Sì, allora io ti spiego. Ok, quindi se loro lo facciamo perché c'è ricordo persone. Vediamo che il nostro concorrente sta utilizzando il taglio del legno gratuito per agevolarsi un pochettino al tutto e essere più veloce poi nella realizzazione del cavallino. Un paio di metri così la coda viene bella folta. Ok. Coda, lei conosce, è di Pordenone, comunque della zona? Sì. Lei lo sa che chi è nato a Pordenone? Il famoso cantante Mal, quello di Furia, Cavallo e West. Sì, lo vede dunque, tanto qui, eh? Ah, sì, lo vede? Sì, sempre che gira qua, l'abbiamo visto anche a Sacina. Bene. Il Mal? Sì. E qua, eccoci qua, sì. Le ruotine, le avete le grandi. Ce l'hai più piccole, che devo stare... I nostri concorrenti hanno speso 57 euro e 53 centesimi, avete superato la prima fase, fase 3. Ok, è arrivato il momento di costruire il vostro cavallino, siete pronti? 3, 2, 1, via, 20 minuti da questo momento. Forza, adesso bisogna correre, anche perché sta venendo piovere. We'll be right back.
successo? Devo cambiare la punta. Ciao, aiutino da casa. Ultimate la prova, bellissimo il cavallino, fase 4. Allora ragazzi, votateci perché abbiamo bisogno della macchina, abbiamo una macchina con 400.000 km e non riusciamo a costruirla con il bricoferro.